Vedremo se si tranquillizzerà tutto o meno nelle prossime azioni. Nel frattempo, John Brown dall'angolo sinistro. Che canestro di John Brown! Adesso eccolo qua, il capocannoniere del nostro campionato. Difesa molto fisica di Peric. Riarma la mano da tre punti di Kelvin Martin. Va a realizzare il nuovo controsorpasso fuori di Quagios. Che parità, quota 19. Si tuffano tutti, ci sono 7 secondi per andare al tiro. Uno contro uno da tre punti. La tripla per il sorpasso. Adesso Trieste non riesce più ad andare con continuità vicino al ferro e lo sta pagando. Dall'altra parte Kelvin Martin va a realizzare, lo fa con il fallo. Cavaliero e Da Rossa ancora provano a lavorare a due, si butta dentro Cavaliero per Cook che va ad appoggiare sotto canestro il nuovo vantaggio. Si va di nuovo da Da Rossa contro Campogrande, uno contro uno di fisico. Campogrande, grande lettura di Da Rossa sotto canestro per Strautins. Errore al tiro di Justice, poi già dall'altra parte Zanelli, anche lui da tre in transizione. La tripla di Alessandro Zanelli, la numero 10 della partita di Trieste. John Brown a schiacciare il 43-40, che ha realizzato il tap-in del più 8. Jones si butta dentro, ancora un errore di Dequan Jones, non è la sua serata, è quella di Darius Thompson che realizza il contropiede. Anche Thompson è balzato a quota 13, pareggiando quelli realizzati da Martin. Ancora Jones, questa volta brucia la retina, arriva il canestro di Dequan Jones. Più 8 per l'Epicasa, mamma mia, Dequan Jones! Meno 2, palla in mano, Cavaliero attacca al centro, poi si affida di nuovo a Cook, che è inserita, è il 13° punto. Al Parasport è dedicato alla memoria di Cesare Rubini, Adrian Banks, tutto il talento del bomber dell'LBA, infatti la recupera. Peric in transizione, Dequan Jones si gira, il ferro aiuta, è vantaggio per Trieste. Zanelli, 7 secondi per andare al tiro, spara da 8 metri, Alessandro Zanelli con la tripla che vale il più 4. Finisce qui, 8ª giornata, 6° successo per l'Epicasa Brindisi, 80-72.